Ciao a tutti, bentornati sul mio canale. Oggi siamo qui con la mia amica Claudia. Dopo una lunga assenza estiva mi ritrovate qui più carica che mai e con delle nuove luci fotografiche che spero vi faranno vedere meglio i miei video. Come trucco, appunto, parliamo degli anni 50 e volevo farvi una breve introduzione storica. Gli anni 50 sono un periodo di dopoguerra, la guerra appunto finita nel 48, quindi c'è una ripresa economica e una voglia di sfarzo, di spensieratezza, una voglia di far festa. Infatti i musical Hollywood vanno fortissimi e per la prima volta i ragazzini, i teenager possono uscire con il permesso dei genitori, c'è più indipendenza e più soldi. Per quanto riguarda il trucco, possiamo dire che c'era una tendenza ad avere una pelle perfetta con ciglia finte, l'aggiunta di ciglia finte, l'aggiunta di nei. Basti pensare alle icone di stile del tempo come Marilyn Monroe, Audrey Hepburn e più tardi Elizabeth Taylor o Brigitte Bardot. Per quanto riguarda invece la moda, abbiamo le donne che iniziano ad indossare pantaloni anche grazie alla rivoluzione fatta da Chanel precedentemente, proprio grazie alla sua casa di moda. E per quanto riguarda il trucco, quindi come dicevamo prima, ad una pelle perfetta si abbina questa riga di eyeliner molto spessa con un angolino esterno molto molto evidente che va ad allungare l'occhio, a dargli questa forma felina. Le sopracciglia sono molto arcuate, quindi cambiamo totalmente forma dagli anni 20 e 30, in cui c'era questa forma discendente molto rotonda. Adesso vanno proprio ad alzare l'occhio e a dargli questa forma ben aperta. L'ombretto invece si sofferma su principalmente tre colori: un colore chiaro sulla base che va ad abbinare un colore chiaro sotto il sopracciglio, e poi c'è un colore più scuro nella piega per evidenziare appunto la piega dell'occhio. Il blush è usato come facciamo oggi il contouring, usavano scolpire il viso in maniera molto evidente. Per quanto riguarda il trucco che ho realizzato io oggi, ho rispettato gli anni 50 per le linee guida, però gli ho dato un tocco di modernità, quindi come potete vedere ho utilizzato l'illuminante nell'angolo interno dell'occhio, che si vede qui, che brilla, quindi per fare questo sguardo un po' più aperto, e anche sulla parte alta delle guance, che vedete sotto le luci sono molto brillanti. È un trucco molto rivisitato ultimamente ed è sempre più frequente vedere ragazze vestite come negli anni 50, soprattutto nelle grandi città come Londra o Parigi, e io posso assicurarvi che quando vivevo a Londra vedevo tantissime ragazze vestite come pin-up, questo stile rockabilly, e si organizzano proprio serate a tema rispettando questi anni. Ho avuto anche la fortuna di lavorare per un capodanno a Londra in stile anni 50, dove ho acconciato, cioè ho fatto acconciature i capelli come ha fatto oggi la mia amica Claudia, e ho anche truccato le persone che si sedevano al mio beauty corner. Spero che questo video vi piaccia e come sempre che vi sia stata utile l'introduzione storica che vi ho fatto, perché per chi mi segue da un po' sa quanto sono appassionata di storia, e comunque conoscere un po' di storia ci aiuta a capire anche il perché di questo trucco. Vi lascio al tutorial e se il video vi piace mettete dei pollici in su, condividetelo sui vostri social e soprattutto non dimenticate di iscrivervi al mio canale. Grazie, un bacio! Inizio con il fondotinta della L'Oreal True Match nella colorazione N4. Estendo su tutto il viso e collo con un pennello della MAC numero 130, duo fibre. Come correttore applico lo Studio Finish Concealer della MAC nel numero NW25. Lo stendo direttamente con le dita per riscaldarlo e farlo aderire ben bene alla zona delle occhiaie. Adesso vado a piegare le ciglia con il piegaciglia della Shu Uemura, così saranno bene incurvate per dopo. Come primer occhi utilizzo il Paint Pot della MAC nel colore Soft Ochre. Lo vado a stendere su tutta la palpebra, quindi dalla palpebra mobile fin sotto l'arcata sopraccigliare, e lo sto applicando con un pennello della Real Techniques.
Ora passo alle sopracciglia che vado a pettinare e a riempire con un ombretto della MAC nel colore brun. E vado a fare la forma anni 50, che quindi è molto angolare ad arco. Parto dalla parte esteriore che vado a definire ben bene, che è sempre la parte più scura delle sopracciglia, e vanno a terminare dove finisce l'occhio. Poi passo alla parte anteriore, quindi traccio una linea al di sotto delle sopracciglia e vado a sfumare il contenuto che è rimasto sul pennello all'insù per uniformare tutto il colorito. Lo sto facendo con un ombretto per dare un effetto un po' più naturale, altrimenti potremmo utilizzare anche un eyeliner fluido o la tecnica del tratteggio ad eyeliner per un effetto sempre più naturale. Le pettino all'insù per sfumare bene il colore e rimetterle a posto. Ora come ombretto applico il vanilla della MAC sulla palpebra mobile. Lo vado a sfumare ben bene. Nella piega dell'occhio vado ad applicare Omega, sempre della MAC, che è un ombretto opaco, perfetto per fare dei trucchi super naturali e soffici e per definire la piega. Lo stendo con un pennello da sfumatura, sto usando il 217 sempre della MAC. E nella parte esterna vado ad utilizzare questo ombretto della MAC nel colore Espresso, che è un bel marrone freddo, molto scuro. Vado a definire solamente la parte esterna dell'occhio a forma di V. Quindi premo il pennello nella piega e poi vado a sfumare il tutto con un pennello soffice da sfumatura, questo è della Bobbi Brown. Sempre con il vanilla della MAC vado ad illuminare la parte sottostante il sopracciglio e adesso all'interno dell'occhio, della rima interna, applico una matita color burro. Questo è l'Eyelasting Eyeliner in Gel della Maybelline nel colore nero e quindi non c'è anni 50 senza eyeliner. Lo applico con un pennello sottile da eyeliner, questo è sempre della MAC, il 210, e scusate per l'inquadratura ma sono venuta con la testa davanti alla telecamera, però spero che possiate comunque vedere ciò che sto facendo. Quindi ho fatto prima la parte interna dell'occhio e adesso vado a fare quella esterna. Sempre a piccoli passi, non correte perché l'eyeliner è appunto un lavoro di precisione. Dopo averlo tracciato su tutta la palpebra vado a fare la codina esterna, quindi traccio un prolungamento dell'occhio che sto truccando, che va verso l'alto, e poi lavoro andando a ritroso, quindi verso l'interno. Ecco qui, traccio la parte che prolunga l'occhio e poi zac verso l'interno, vado a disegnare un triangolino che poi vado a colorare. Non preoccupatevi se le estremità non sono perfette, perché come vedete adesso le andiamo a pulire con un cotton fioc imbevuto di struccante. Per definire maggiormente l'occhio, nella parte inferiore vado ad applicare sempre Espresso della MAC e lo sfumo fino a metà occhio, perché all'interno andremo ad illuminarlo. Lo sfumo con il pennello che ho usato in precedenza per dare un effetto più soffice e appunto adesso, come dicevo prima, nella parte interna vado ad applicare un illuminante, questi sono i pigmenti della MAC Vanilla. Come mascara utilizzo l'I Love Extreme di Essence, vado ad applicarlo sulle ciglia superiori e inferiori. Per un effetto più drammatico applico le ciglia finte, queste sono della MAC ma non ricordo il numero, le sto applicando con della colla Tool Blue e ci andranno a dare un effetto bellissimo di occhi di gatto, come potete vedere. Come cipria invece utilizzo quella della NYC Smooth Skin, la spolvero leggermente sul viso, non ne voglio mettere tantissima, giusto per opacizzare un po'. E come contouring vado ad utilizzare questa palette della Sleek, prendo il marrone opaco e vado a scolpire un po' le guance, giusto per definirle.
come invece illuminante vado ad applicare il Soft & Gentle della MAC, che è uno dei miei preferiti da sempre, e lo applico sulla parte alta delle guance. Come primer labbra applico il Prep & Prime Lips della MAC e come matita labbra la Cherry. Vado a definire quindi il contorno delle labbra bilanciando nella forma. E come rossetto vado ad applicare il Retro Matte della MAC nel colore Ruby V, che rosso più opaco non si può, e questo è un rosso usato tantissimo per riprodurre trucchi d'epoca, quindi nei film, nelle pellicole che riproducono questi anni 50, servizi fotografici, e potete vedere il bellissimo effetto che dà. Passiamo adesso ai capelli anni 50, divido la testa in due parti, quindi con la fila in mezzo, e poi due sezioni laterali. Prendo una sezione a forma di triangolo, quindi dalla parte superiore al centro della testa fino alle orecchie, vado a cotonare la ciocca in piccole sezioni e la avvolgo intorno alle mie dita, come vedete adesso, a mo' di boccolo, come se volessi creare un finto boccolo intorno alle dita. Vado a fissare il tutto con delle forcine all'interno del boccolo, perché non voglio che siano visibili all'esterno, spruzzo un po' di spray fissante e vado a levigare i capelli con il pettine. E la forma anni 50 è una forma quadrata della testa, quindi fate attenzione che i boccoli siano simmetrici. Ho disegnato il neo finto, che non può mancare, pensate alla fantastica Marilyn Monroe, e questo è l'effetto finale. Io spero il video vi sia piaciuto, come sempre se è stato così mettete pollice all'insù, iscrivetevi al canale e non dimenticate di condividerlo e tutte le solite storie. Io mi mando un grosso bacio, grazie per aver guardato e ci vediamo al prossimo video. Mi raccomando, non dimenticate di seguirmi anche sui social sotto il nome di Michela Merone Makeup. La lista di tutti i prodotti usati la trovate sul sito e nel blog.